25 aprile di memoria e di rilancio del messaggio antifascista davanti ai pericolosi rigurgiti di razzismo di oggi. Questo è il messaggio lanciato dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che ha celebrato il 73° anniversario della liberazione a Poppi in Casentino, là dove passava la linea gotica e dove nel 1944 decine di persone furono uccise nelle stragi nazifasciste, ricordate con un corteo e con la deposizione di una corona. Il sangue che è stato versato dai partigiani che hanno combattuto riscattando l'onore del paese, ma anche da tanti civili, è veramente l'elemento di forza da cui dobbiamo trarre anche gli insegnamenti per il futuro in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, per tanti problemi legati al lavoro, alla sicurezza, legati all'incertezza che ci domina. Un clima di incertezza riscattato dai nomi di chi a Poppi, come in tutta la Toscana, perse la vita per combattere l'oppressione del fascismo. La memoria, è stato detto ai tanti bambini e ragazzi presenti alla cerimonia, non è un esercizio di retorica, ma un atto di democrazia. L'Italia è una repubblica, a proposito, invece il fascismo era sotto una monarchia. L'Italia è una repubblica democratica, il fascismo era un regime dittatoriale. L'Italia riconosce i diritti dell'uomo, della persona, a prescindere dal sesso, dalla razza, dagli orientamenti politici. Il fascismo era una dittatura che schiaffava in carcere gli omosessuali, che fece le leggi razziali. Una tragedia ricordata anche dai tanti testimoni ancora in vita di quel periodo buio della storia finito il 25 aprile di 73 anni fa.